Sono rimasti in tre al comando Roelands, Sagan e Cancellara. Indubbiamente la decisione avverrà adesso sull'ultimo muro, il Paterberg, con una pendenza del 20%, ma è corto, è soltanto 360 metri, ma è qui che si decide il giro delle Fiandre, perché ci sarà il prevedibile attacco della locomotiva bernese Fabian Cancellara contro Sagan. Sta per cominciare questa salita, appena 360 metri, ma lastricati di pavé. Sagan non perde la ruota di Cancellara e Cancellara cercherà adesso di dare tutto, un affondo di potenza. Si è imposto brillantemente in tante edizioni di corse importanti come la Roubaix, come lo stesso Giro delle Fiandre. Il gruppo sta inseguendo con un ritardo di una ventina di secondi, forse anche meno, perché stanno un pochino rallentando i tre davanti. Sempre Cancellara al comando, Sagan in seconda posizione, poi c'è Roelands che mi pare sia un po' in debito d'ossigeno, prova lo scatto Cancellara, è uno scatto di potenza, ha scelto la corsia di destra, Sagan si alza sui pedali, Cancellara ha la sua azione più composta, Cancellara cerca di staccare Sagan, è un duello splendido, Roelands cede il belga, ancora Cancellara a 2 metri di vantaggio su Sagan, prova ad agire sul cambio Sagan che però perde contatto, Cancellara ancora un paio di metri di vantaggio, ma il muro sta finendo. C'è una motocicletta che trova un varco ancora favorevole al corridore svizzero che è scattato imperiosamente e ha staccato Sagan. Adesso Sagan avrà una ventina di metri di ritardo rispetto a Fabian Cancellara quando mancano soltanto pochi chilometri, 11 chilometri e 700 metri alla conclusione. Cancellara 6 secondi di vantaggio nei confronti di Sagan. La potenza di Cancellara ha fatto la differenza sul muro di Paterberg, corto 360 metri, e adesso Sagan si butta a capofitto in discesa, ma è arduo recuperare contro una locomotiva umana, davvero il grande erede di Learco Guerra, vale a dire questo svizzero di origini lucane che ha dato il tutto per tutto negli ultimi metri del Paterberg. Davvero una grande azione, davvero una locomotiva, una motocicletta, a seconda della scelta se si fa su rotaia o su strada. 12 km alla conclusione, nel frattempo Roelands ha raggiunto anche Peter Sagan, al quale manca ancora qualcosina per confermare di essere veramente uno dei più interessanti prodotti al mondo del ciclismo. È salito a 17 secondi il margine scavato da Fabian Cancellara nei confronti del tandem Sagan-Roelands. Sagan proprio ha ceduto quasi di schianto negli ultimi metri del Paterberg, a dimostrazione dunque di come Cancellara avesse preparato con grande intelligenza, con acume tattico il suo attacco. Sapeva che su quella rampa così ripida, così scoscesa, con pendenza massima del 20%, è salito a 25 secondi. È veramente una motocicletta lanciata il campione svizzero di origini lucane Fabian Cancellara. 26 secondi in margine di vantaggio, mi pare che lo vedranno soltanto all'arrivo. Adesso affronta una curva a sinistra, un tratto lastricato di pavé, ma il pavé è terminato, adesso la strada allarga, spiana ancora leggermente. Grande entusiasmo anche da parte dei sostenitori belgi, perché qui non è che si tenga per un campione di casa, loro hanno avuto la sfortuna, la disavventura della caduta di Tom Bonen, ma indubbiamente si parteggia per il ciclismo, per i grandi campioni, e la prestazione di Fabian Cancellara è stata da incorniciare validissimo Peter Sagan, che peraltro non riesce a dare neppure un cambio al suo improvvisato compagno di fuga Roelands, autore dell'attacco semidecisivo, perché quello decisivo è stato di Fabian Cancellara. Adesso c'è anche il gruppetto dei migliori con De Volder e tutti gli altri, Sylvain Chavanel, che stanno per piombare su Sagan e su Roelands. 10 km alla conclusione, è salito a 30 secondi il margine di vantaggio di Fabian Cancellara, e insomma non sono certo un profeta. Cancellara vincerà l'edizione del 2013 del Giro delle Fiandre, un grande successo meritato per il campione elvetico di origini italiane, per la precisione di origini lucane. Adesso fa una cronometro, vola contro il tempo, 10 km alla conclusione, 33 secondi di margine il
vantaggio di Fabian Cancellara nei confronti di Sagan e Roelands. E a questo punto Emanuele ci porterai fino al traguardo insieme a Cancellara. Sì, 4 chilometri condotti a grande velocità da Fabian Cancellara, anche spuntato un po' di sole qui sull'arrivo di Udenarde, dove ci sarà il trionfo per questo corridore svizzero, capace davvero di impostare una gara perfetta, semplicemente perfetta. La gara di Fabian Cancellara, sapeva di essere il più forte, ha attaccato cogliendo il momento di debolezza del suo giovane rivale, del suo giovane avversario Peter Sagan, e dunque l'alfiere del team Leopard Radio Shack si avvia, quando mancano 3 km e 200 metri alla conclusione, ad andare a vincere una edizione davvero strepitosa di questo Giro delle Fiandre. Giro delle Fiandre che Cancellara aveva già vinto nel 2010, precedendo i due belgi Bonen e Gilbert, a dimostrazione di come abbia davvero nelle sue corde questo tipo di gara, una gara ad eliminazione. Lui fisicamente molto prestante, molto più forte e prestante di Peter Sagan, che ha una classe assolutamente innata, ma quando c'è di mezzo la potenza, indubbiamente la differenza viene fatta. Nel frattempo bravo anche Oscar Gatto, che aveva avuto un altro incidente meccanico, gli si era rotta la catena, ha recuperato nel gruppettino dei migliori, mentre la motoretta targata Berna, vale a dire quella di Fabian Cancellara, ha 1 minuto e 10 secondi di vantaggio sul tandem Sagan-Roelands. In pochi chilometri ha scavato un solco incolmabile, in pratica è una cronometro, una corsa contro il tempo, quella dello straordinario interprete svizzero di questa disciplina, della disciplina a cronometro, ma anche della disciplina di grande attaccante, un corridore che non lascia nulla al caso. Fra poco ci sarà la fiamma rossa, lo striscione che segnala 1 chilometro da percorrere, ma ormai non ci sono più asperità, è un tratto pianeggiante quello che arriva a Udenarde, inondata di sole davanti a un pubblico che è valutabile nell'ordine delle decine di migliaia di spettatori. Davvero una grande giornata quella di Fabian Cancellara, incitato, spinto dal pubblico, dall'amore del pubblico che il pubblico fiammingo ha per i corridori. Non vince una nazione, non vince un atleta, un corridore di un'altra squadra, semplicemente vince il più forte. 2 chilometri alla conclusione, ancora 2000 metri per Peter Sagan, per Fabian Cancellara, mentre Peter Sagan, con sempre Roelands alla ruota, riesce a mantenere la seconda posizione. Sarebbe comunque un ottimo risultato quello per il giovane corridore slovacco, arrivare secondo sia alla Milano-Sanremo che qui al Giro delle Fiandre, a dimostrazione che il futuro è nelle sue mani. 1 chilometro 500 metri per Fabian Cancellara, testa bassa, testa china sul manubrio, e imprime una grande potenza, adesso respira anche a pieni polmoni perché ha compiuto uno sforzo enorme sul Partenberg per cercare di staccare e il suo grande rivale Peter Sagan. C'era riuscito negli ultimi metri, ma poi ha incrementato con una poderosa azione sia in discesa che poi in pianura, nel tratto che porta a questa bella città di 30.000 abitanti, Udenarde, sulle rive della Schelda. Ma Fabian Cancellara sta volando, è a 1 chilometro dal traguardo, passa adesso sotto lo striscione con il triangolino rosso, la fiamma rossa come dicono i francesi. Ultimo chilometro in solitaria per il grande Fabian Cancellara, che vede il giovannino, il guerriero Anskel Krieger, la popolare statua dorata che adorna lo Stade Uis, e questo giovannino, il guerriero, è in realtà Fabian il guerriero, perché ha compiuto una prodezza strepitosa, ha dominato la gara dal punto di vista tattico e dal punto di vista tecnico, e poi è riuscito a vincerla dal punto di vista fisico. Mancano poche decine di metri a Fabian Cancellara, che adesso si volta, sistema la sua maglietta intrisa di sudore, ma il sudore della vittoria è il sudore della grande
performance fisica, tecnica, atletica, si volta ancora, ormai ha un vantaggio enorme, più di un minuto e mezzo, 300 metri alla conclusione per Fabian Cancellara. Fabian Cancellara che smette quasi di pedalare, pregusta il trionfo, adesso si alza di nuovo di scatto sui pedali, ma ormai vede che alle sue spalle non c'è nessuno e fa segno 2, è la seconda volta che vince qui sul traguardo del Giro delle Fiandre, mani levate al cielo, e fa sempre cenno 2 con le mani perché sono le due vittorie che lui conquista nel 2010 e nel 2013. Dopo 6 ore e 6 minuti di corsa, Fabian Cancellara vince l'edizione del centenario della corsa fiamminga del Giro delle Fiandre. Fra poco, un minutino, ci sarà la volata per il secondo posto. Sì, mancano pochi metri per la volata del secondo posto fra Roelants e Sagan, la imposta Sagan che in questo momento al comando, è già trascorso più di un minuto dal termine della gara, da quando cioè Fabian Cancellara è arrivato qui sul traguardo di Oudenaarde. In prima posizione Sagan, e Roelants prova lo stato, Roelants, Sagan si impegna per lo sprint, Roelants cerca di passare ma Sagan ha fame anche di piazzamenti e breve fa e vince la volata dei battuti ed è anche soddisfatto perché effettivamente ottenere un secondo posto è un grande risultato. Secondo posto per Roelants, c'è la volata dei battuti nelle prime posizioni, vediamo Paolini ed è un atleta della Katiuscia che va a conquistare il quarto posto e dunque il risultato è questo, una grande affermazione. Luca Paolini si classifica, se non l'ho visto male, al quarto posto. Vince dunque Fabian Cancellara, dopo un minuto e 10 secondi al secondo posto si classifica il suo grande rivale Peter Sagan, in terza posizione Roelants, e poi la volata dei battuti è stata appannaggio di Luca Paolini del team Katiuscia, dunque un buon risultato da confermare anche per i nostri colori. Arrivano alla spicciolata, sono già passati 2 minuti e 20 secondi tutti gli altri corridori, ma davvero da incorniciare, da mettere sotto vetro e sotto vuoto spinto il grande successo dell'elvetico di origini lucane Fabian Cancellara. Primo Cancellara, secondo staccato di 1 minuto e 10 secondi lo slovacco Peter Sagan, al terzo posto il belga Roelants, Jürgen Roelants della Lotto Belisol, al quarto posto Luca Paolini. È tutto dal Giro delle Fiandre.